felici. Un'altra stagione di altissimo livello, un altro anno in Champions, e questo è il merito di questi ragazzi che lavorano ogni anno e cercano di crescere sempre, e quindi molto molto felice. Abbiamo adesso una finale e io penso che questi ragazzi, tutti noi, meritiamo un trofeo. Non sarà facile, sarà molto difficile, e deve giocare, non puoi commettere gli errori come oggi. Però alla fine abbiamo portato la vittoria a casa, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, adesso è cercare di lavorare per la finale che è molto importante per noi, che adesso è l'obiettivo più importante della stagione. Importante era vincere, avete vinto, avete conquistato per il terzo anno consecutivo la Champions League e tu hai accennato agli errori fatti oggi perché l'Atalanta vinceva 3-0, poi si è andati sul 3-1, poi 4-1, 4-2, 4-3. Insomma, questo Genoa ve l'ha fatta sudare fino alla fine, come è giusto che sia. Ci sono stati degli errori, magari questi possono essere anche utili in chiave proprio finale di Coppa Italia. Sì, sapevamo che qua non sarebbe mai facile nella partita. Loro hanno qualità, hanno squadre difficili di affrontare fuori casa. Però quando vinci la partita 3-0 non puoi fare di questi errori. Ovviamente si capita con tutti, non solo con noi. L'importante è che abbiamo vinto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, però adesso è un momento di pensare alla finale, cercare di lavorare per non commettere questi errori, perché sappiamo che la finale chi sbaglia meno ha più chance di vincere. Rafa, non riuscite neppure ad esultare, non riesci neppure a sorridere, tanta la tensione, anche perché poi ci sono due ultime partite, una è una finale e poi c'è un'altra partita per il secondo posto in classifica, quindi avete tagliato un primo traguardo, ce ne sono altri due. Sì, come ho sempre detto, sempre da quando sono arrivato, io penso sempre partite per partite. Oggi l'obiettivo nostro era fare 3 punti per arrivare in questo traguardo fantastico, che era fare la Champions un altro anno, e abbiamo fatto bene. E adesso abbiamo la finale, che io, come ho detto, penso che questi ragazzi, tutto lo staff e tutti i nostri tifosi meritano un trofeo, però c'è da battagliare, c'è da lottare, non sarà facile, però sono sicuro che arriveremo pronto per fare una grande partita anche in finale.